Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori. Oggi siamo qua per parlare della sentenza che la settimana scorsa ha di fatto sancito la revoca della concessione del terminal Spinelli nel porto di Genova. Come organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL ci siamo immediatamente attivati verso autorità di sistema e Spinelli stessa chiedendo un incontro. Incontro avvenuto in data 18 con l'ammiraglio Seno e con il presidente di Spinelli, Mario Sommariva. Entrambi ci hanno rappresentato le azioni che stanno per mettere in atto. In primis ci sarà l'impugnativa all'avvocatura di Stato della sentenza stessa e in secondo un'azione di revocazione. Inoltre il presidente Mario Sommariva ci ha rappresentato l'intenzione di fare un'istanza ad autorità di sistema portuale per ottenere il titolo di esercizio provvisorio del terminal stesso. Per le organizzazioni sindacali questa è una situazione gravissima che va a intaccare e a rischiare il posto di 170 dipendenti diretti, di circa 500 dipendenti della logistica e di circa 1500 dipendenti che ruotano intorno all'azienda stessa quale indotto. Quindi la preoccupazione è tantissima e saremo costantemente su un tavolo di lavoro aperto sia da autorità di sistema che dalla Spinelli stessa. Grazie e buonasera.